perché non metto che è ritornata lì? L'altro dopo non avrei, no? E l'altro non è morto. Ed è sì. Violenza domestica ed emancipazione femminile sono i temi centrali della seconda stagione dell'Amica Geniale, storia del nuovo cognome. Due temi che sono raccontati nell'Italia degli anni 60, ma al tempo stesso sono delle tematiche attuali. Ecco, cosa ne pensate a riguardo? Sì, sono temi che si riscontravano negli anni 50, prima e purtroppo anche ora. La situazione non è tanto cambiata. Sì, è diminuita l'omertà fortunatamente, ma purtroppo la violenza domestica e la violenza in generale c'è ancora. E, le persone hanno paura di esprimersi, di esprimere i propri sentimenti, sono deboli. La violenza in generale, l'emancipazione della donna sono al centro della serie. Proprio questo, è una morale che passa attraverso la visione. Lila e Lenu si distinguono per emanciparsi, studiando o facendo altro, o ribellandosi. Molto spesso le donne si fanno condizionare per il giudizio degli altri, non solo le donne, in realtà in generale. E ci sta ancora, non ci sta ancora la parità dei sessi. E quindi le donne purtroppo spesso sono sempre dietro all'uomo. Beh, io credo che sia un tema assolutamente moderno, l'emancipazione femminile, il femminismo è un tema molto importante, soprattutto al giorno d'oggi. Io mi considero una femminista e sono sempre dalla parte della parità, non delle donne, non degli uomini, ma della parità assoluta. E sono contenta di aver interpretato questo personaggio che è proprio l'immagine dell'emancipazione femminile, soprattutto negli anni 60, che era una cosa incredibile. Quando io torno da Pisa, nel Rione, mi vedono come un alieno, una ragazza che si laureava, era incredibile. Io sono veramente contenta di aver reinterpretato questo personaggio in questa fase storica. Io spero di arrivare un giorno a considerarmi, io mi considero alla pari degli uomini, ma vorrei che tutti quanti mi considerassero così. Il ricordo più bello del set? Di ricordi belli ce ne sono tanti, ora viene saltamente uno che è l'ultimo giorno di set, in cui ero solo io, la scena l'ho girata da sola con tante persone vicino a me, operatori eccetera. E ero emozionata, tutti mi facevano l'applauso, ma ero tranquilla, sono stati 10 minuti di applausi e a un certo punto mi sono girata, le persone continuavano ad ammentare, erano scesi tutti alla produzione per battere le mani ed lo facevano per me, non per circostanza, perché veramente mi vogliono bene. E quindi sono scoppiate in lacrime, un'emozione grande perché ho dato tanto amore e l'ho ricevuto anche. Quest'anno sapevo a cosa andavo incontro e lo sapevo con una consapevolezza che ho acquistato durante il tempo e che mi ha fatto crescere tanto. Ho seguito un percorso che mi ha fatto crescere e arrivare fino all'ultimo episodio dove c'è, diciamo, l'apice della serie. E noi te voglio bene. E te ne vorrò sempre. Perciò ti auguro di provare almeno una volta nella vita quello che sto provando io adesso.